Quando riprese la resistenza al fascismo nel 1943 a Imola, c'era ancora traccia del radicamento sindacale degli anarchici nell'unità sindacale italiana. Primo Bassi era l'anarchico più conosciuto ed è stato lui che ha iniziato l'attività di coordinamento tra gli anarchici per combattere i fascisti e i nazisti. Le forze anarchiche qui a Imola, fra i giovani e i superstiti, diciamo così, dell'unità sindacale imolese e anche del gruppo imolese anarchico, furono giusto verso dai 40-50 unità. L'8 settembre del 43 io ero in Albania. Lasciato l'esercito, entrai dopo qualche tempo in un reparto comunista dei partigiani albanesi. Rimasi con loro qualche tempo e nel 44, l'anno successivo, i tedeschi mi fecero prigioniero. Fui inviato in Germania, dove rimasi parecchio tempo. Fui liberato nel 45, dapprima dagli americani, poi arrivarono gli inglesi. Sia i primi che i secondi lasciarono le armi ai tedeschi, che continuarono a presidiare il campo. Col tempo, dopo qualche tempo, anche i tedeschi vennero allontanati dagli alleati e nel 45 ritornai in Italia. Dopo l'8 settembre sono tornato a casa dalla vita militare ed ho ripreso i contatti col gruppo anarchico che io militavo già dal 37 nel movimento anarchico, con Primo Bassi, c'era mio padre, c'erano dei vecchi. E poi dopo l'8 settembre abbiamo ricominciato a tessere un po' la file dell'antifascismo, del movimento antifascista. Quindi ho partecipato a diverse riunioni e poi in ultimo che sfociarono nella organizzazione della brigata, della formazione della Brigata Garibaldi. La Brigata Garibaldi era formata da 1200 persone, arrivò a un massimo di 1200 uomini che operava qui nell'Appennino Tosco Emiliano. Bisogna dire che la situazione non era tanto chiara, perché poi erano troppo i giovani, io che avevo 27 anni e ero uno fra gli anziani. Quindi erano tutti ragazzetti di 18, 17, 20, 22 anni, quindi non avevano esperienza politica. Qui tentarono di fare della cultura politica, ma così, con scarsi risultati. Non è che c'era qualche anziano, più anziano di me, che veniva dal confino, ma 3 o 4 persone. Le armi ce le siamo procurate prima portandole via ai tedeschi e ai fascisti. E poi, siccome la brigata continuava, era sempre in aumento, fin tanto che siamo arrivati a 1200. Dopo abbiamo iniziato con una persona, un avvocato di Torino, che era addetto dal CUMER all'organizzazione dei lanci da parte degli inglesi. Noi abbiamo avuto 2 lanci, uno sul Monte La Fagiola e uno sul Monte Battaglia. La Fagiola è il monte più alto qui, dell'Appennino, di questo Appennino che confina con Imola. Abbiamo occupato Polo Solo e abbiamo occupato la caserma dei carabinieri. Abbiamo tenuto il paese 17 ore, avevamo fatto avevamo messo due pattuglie ai lati del paese e noi siamo stati andati dentro il paese e l'abbiamo tenuto 17 ore. Abbiamo distribuito il grano alle famiglie, abbiamo dei generi di consumo. Ecco, vorrei ricordare il primo incontro che io ebbi con Libero Losanti, che era il comandante militare della 36ª Garibaldi, che fu ucciso in uno scontro con i fascisti dopo l'occupazione di Palazzuolo. Vorrei ancora ricordare il nostro commissario politico di compagnia, che si chiamava Rino Soldati, che era un bolognese e veniva dal confino. E vorrei anche ricordare Cesare Masetti, che morì lì poco lontano da me, ed era figlio di quel Masetti che fu
che si ribellò alla guerra di Tripoli nel 1911, che era un compagno che viveva qui a Imola.